Aspettiamo. Ciao Beatrice, Pietro e Roberta. Sono i primi tre che sono in onda. Ciao a tutti. Come state? Io oggi un po' così, ho lavato i capelli e mi è venuta la cervicale. E quindi sto un po' giù. Allora, oggi realizzeremo insieme i baci di luna. Adesso aspettiamo che arriva qualcun altro in linea e dopo iniziamo a farli. Ciao Benedetta, ciao Domenico, ciao Coccinella, ciao a tutti, ciao. Ok, penso che possiamo iniziare, cioè, siamo già parecchi. Vi do un saluto per vedere il commento. Sì, vedo, lo sta scritto bene. Ciao Gabriella, ciao Tina, ciao a tutti, ciao. Allora, oggi facciamo i baci di luna. Visto che molti di voi mi hanno chiesto di fare un dolce senza forno e quindi ho scelto di fare questi che sono un po' i più veloci che possiamo realizzare. Allora, gli ingredienti sono nocciole tritate, crema spalmabile, cacao e nocciole intere. Quindi pochi, semplici, forse le nocciole non ce le avete in questo momento in casa, però sono ingredienti facili da reperire. Iniziamo tritando le nocciole. Allora, io le ho tritate, come vedete, non le ho tritate sottili sottili, le ho tritate abbastanza grossolanamente, perché è bello trovare il pezzettino della nocciola mentre mangiamo i baci, invece se li tritiamo troppo sottilmente diventa una poltiglia e basta. Quindi ho tritato le nocciole e le dosi le trovate tutte nel link che trovate sopra al post della diretta. Ora, qui uniamo le nocciole. Qui ora uniamo la crema spalmabile. Allora, non la unisco tutta perché oggi la bilancia ha deciso di abbandonarmi e quindi non ho potuto pesare bene tutti gli ingredienti. Il cacao è facoltativo, serve solamente ad asciugare un po' l'impasto, però se voi mettete l'impasto in frigo e lo lasciate riposare in frigo, tranquillamente potete anche evitare il cacao. Allora, nel frattempo che io qui amalgamo bene il tutto, ditemi come state? Tutto bene dalle vostre parti? Qui oggi il tempo è un po' così, piove. Allora, io mi metto il guantino perché sennò mi impiastriccio tutte le mani. C'è qualche domanda? Qualcosa? Devo vedere ok. La prendo tutta perché vedo che mi serve. Procedi al momento. Ok. Saluti vari. Va bene, ciao a tutte. Ciao Lucia. Allora, faccio così. Stacco dalla spatolina la crema spalmabile. Potete utilizzare la crema spalmabile che preferite. E vado a mescolarla bene. Non uso le mani perché altrimenti poi devo cambiare il guanto e non è bello vedere queste mani tutte sporche di crema spalmabile. Però come vedete è facilissimo, il composto si è già formato. Si vede, vero? Ecco pronto. Il composto per i baci di luna. Ora, come facciamo a realizzare i baci di luna facilmente, non sporcandoci tantissimo le mani? Uno, mettiamo l'impasto in frigorifero, magari un'oretta, un'ora e mezza, magari la mattina, il giorno prima, lo teniamo un po' in frigo. Due, ci bagniamo le mani, le
lo inumidiamo con un po' d'acqua, così. Io sto usando i guanti solamente perché dopo mi serviranno le mani nude per fare la confezione dei baci. Prendiamo un po' di composto, come vedete con le mani inumidite non si appiccica. Oggi pensavo di non dire appiccica, invece lo devo dire. Le nocciole sono tostate? Sì, ecco, questo vi dovevo dire pure. Brava chi ha fatto la domanda. Sì, le nocciole sono tostate. Metto un foglio di carta forno sotto, così posso appoggiare sopra i baci. Facciamo delle biglie. La grandezza decidetela voi. A me piacciono piuttosto piccole. Sono più belle da vedere. Vedete? Si vede? E le mettiamo sulla carta forno. Come vedete è semplicissimo da realizzare. Il composto è bello sodo, basta inumidirsi le mani e non si appiccica. Domanda. Dimmi. Sposare la crema di pistacchi? Con le nocciole o con i pistacchi? Farli ai pistacchi? Penso di sì, si può. E poi con che cosa? Sempre ricoperti poi di cioccolato fondente? Sì, penso che si può. Se ti piace il pistacchio, sì. Perché no? Sì, si può. È una bella idea. A chi piace il pistacchio, sì. Solo che devi scegliere sicuramente i pistacchi, quelli senza pellicina e non salati. Se poi ti piace anche il sapore dolce e salato insieme, lo puoi fare tranquillamente. Io sto facendo nel frattempo le nostre biglie. Oppure le mandorle? Sì, anche le mandorle potete fare. Se non avete le nocciole, usate tranquillamente le mandorle, sono buonissime con le mandorle. Solo che noi per avvicinarci più possibile al gusto dei famosi dolcetti che si regalano il giorno degli innamorati, io non posso dire... I baci di conversano, sandwich. Di conversano? Baci di conversano, sì. No, questi sono i baci di Luna. Di conversano. Si chiamano così perché sono dedicati alla mia cagnolina Luna, che non c'è più adesso, però volevo trovare un modo per ricordarla per sempre e quindi ho deciso di mettere il suo nome ai baci. Ne realizzo qualcun altro e poi passiamo al secondo step. La ricetta nel link. Sì, la ricetta è nel link. Questo composto è stato fatto con nocciole tostate tritate. Tritate grossolanamente, potete farlo anche a coltello se non avete un robot da cucina. E se lo fate al robot da cucina, fate con la modalità scatto, non mettete la modalità centrifuga continua, fate modalità scatto in modo da poter tenere sotto controllo la grandezza poi della nocciola tritata. Vedete come sono molto grossolane. Il video dove lo troviamo dopo? Il video dopo lo caricheremo su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi su YouTube perché dobbiamo essere in tanti per rendere attivo il canale. Vi aspetto un video. Il nome del canale? Il nome del canale è Cucina come Graziella. Andate su YouTube, cercate Cucina come Graziella, troverete un tastino con sopra scritto iscrivetevi o iscriviti. E clicca iscriviti e aziona la campanellina, così ogni volta che pubblicheremo un video vi arriverà la notifica. Ecco qui i baci realizzati. Ecco. Li abbiamo fatti proprio in diretta espressa. Questo mi servono le nocciole. Adesso mi toglierò i guanti. Foglio. Che cosa vuoi dal foglio? Foglio al centro. E sta nel panno, non posso spostarlo. Sta buono. Allora, ora che cosa, come facciamo a mettere la nocciola e a farla stabilizzare bene sul bacio? Prendiamo la nocciola tostata, è fredda, la intingiamo, qui c'è il cioccolato sciolto a bagnomaria, cioccolato fondente, e lo appoggiamo sul nostro bacio, così, facendo una leggera pressione. Visto che è carino? Un puffo. Sì, così già sono carini. Così. E mettiamo qui.
tostate le nocciole, mi raccomando, che hanno un sapore più intenso e sono più buone. Bacio di luna con Versani. Sì. Sì. Vai, questi, grazie alla Giannuzzi. Questi sono ottimi. Io li ho fatti a Natale l'ultima volta. Molti li fanno anche per fare delle confezioni regalo, da regalare ad amici e parenti. Io li ho fatti così, li ho preparati, li ho confezionati, poi vi farò vedere come, e li ho regalati a Natale insieme a tutti gli altri dolcetti che avevo preparato. Vedete che già assumono una forma molto simile al famoso bacio di Conversano. Non possiamo dire il nome. Bacio di Conversano. Sì, infatti. Se lo fate con le mandorle, sicuramente potete dire bacio di Conversano. Tranquillamente. Ora, penso che io mi posso togliere il guantino. Penso di sì. Ok, mi tolgo il guanto perché ho finito la parte più stricciata. Questi non mi servono più. Lo metto qua. Ora, questa è la parte. Domanda. Dimmi. Per spellare le nocciole. Una volta messe in forno. Pellicina. Sì, una volta messe in forno a tostare, basterà passarle fra le mani e la pellicina andrà via. Facilmente proprio, molto facilmente. Basterà, ma questa qui per esempio, sono tutte già tolta la pellicina perché le ho già tostate. Rimane qualche residuo. Rimane giusto qualche residuo, ma non si sente neanche al gusto. Il cacao? Magro, amaro, dolce. Il cacao amaro. Sì, allora ripetiamo. Nocciole tostate e tritate grossolanamente. Crema spalmabile, cacao. Ah, potete anche aggiungere una nota di alcol se vi piace, non lo so, un amaretto, un liquore al cioccolato, un liquore al caffè, ma proprio leggerissima, se è per adulti, se è per bambini lasciate stare. Ora, fai vedere un attimo questa parte qui, che io ho quelli già pronti che ho messo in frigorifero per assodare, per passare da passare al cioccolato. Si vede? Si vedono? Penso di sì. Allora, questi qui sono quelli che io ho preparato prima e ho messo in frigorifero a rassodare. E adesso vedrete la differenza tra il metterli in frigorifero e non. Come vedete, già il colore è diverso perché è freddo. Questi naturalmente li ho preparati prima e li ho fatti piccoli piccoli come piacciono a me. Ora, qui abbiamo il cioccolato fuso. Questa è la parte che voi mi avete chiesto di vedere perché avete più difficoltà. Ora, cosa si fa? Si prende il bacio freddo da frigorifero perché così è più facile da maneggiare. Si tuffa nel cioccolato fondente così. Con una forchetta lo preleviamo. Agitiamo un po' in modo da far cadere il cioccolato in eccesso e adagiamo il bacio sulla carta forno. Ecco fatto. Si è visto? Ripetiamo il tutto, ve lo faccio vedere di nuovo. Questo è il bacio che è stato in frigorifero realizzato. Tuffiamo nel cioccolato fondente, avvolgiamo nel cioccolato fondente, facciamo cadere il cioccolato in eccesso. Facciamo anche questa cosa qui e poi lo adagiamo, faccio lentamente così tu puoi riprendere tutti i movimenti, sulla carta forno, così. Si vede? Mi dite se si vede bene? Ditemi se si vede bene, così io sì, posso continuare. Sì. Si vede? Ah, ok. Si vede. Ne facciamo un altro. Li finiamo tutti, questi così avete modo, chi si sintonizza adesso, di vedere. Tuffare. Se sono freddi, come vedete, la nocciola rimane integra, intatta. E mettete sulla carta forno. Spostiamo leggermente, perché forse così potete vedere meglio. Come vedete, essendo freddi, il cioccolato si sta già asciugando.
qua devi venire, vieni qua a far vedere questo passaggio. Qua. Allora, no, ci ho toccato quello che avevo già fatto. Bene. Allora, passate nel cioccolato caldo. Al cioccolato aggiungete un goccino di olio, che sia extravergine, che sia di semi, per farlo risultare più lucido poi durante dopo l'asciugatura. E mettete qui. Perché si è collegato adesso la ricetta, È nel link il video. su YouTube, canale Cucina con me Graziella. Iscrivetevi. Iscrivetevi e fate questo. Ora proviamo con questi che ho appena fatto. Come vedete, la nocciola si è già fissata. Ok? Proviamo con questi, anche se non sono belli soti. Puoi capovolgere, cioè mantiene la nocciola, puoi capovolgere. Non cade. Ho fatto così. No, Eh sì. Ma per non si muove. Bene. far vedere allora. Sì. Questo è proprio ciccione. Cioccolato fondente. Sì, questo è proprio ciccione. Forse si vede anche meglio per voi. Era meglio farli più grandi. Guardate che bello come rimane. Vedete? Perfetto. Perfetto. Se voi aspettate qualche secondo che il cioccolato in eccesso cade. Sì, vengono perfetti. Ecco qua. Naturalmente potete farli anche col cioccolato bianco, invece che il cioccolato fondente, avvolgerli nel cioccolato bianco. Al latte anche. Utilizzate quello che avete. Adesso avete le uova di Pasqua da consumare? Usate quello che avete tranquillamente. Io continuo, così vi faccio vedere. Sì, lo sta inquadrando qui. Le Vabbè, così. Mettete mettiamo sulla cartaforno. Mi raccomando, la da parte. cartaforno. Non mettete su piatti in ceramica perché io l'ho già fatto e ho fatto un disastro. L'ho fatto un giorno che non avevo la cartaforno pensando che una volta asciutti si sarebbero staccati. No, non si staccano. Sono rimasti tutti incollati sul piatto. Questa operazione in estate risulta veramente difficile, però in estate evitiamo di fare questi baci perché Sì, il troppo cioccolato cioccolato si d'estate. scioglie, invece in inverno veramente è un piacere realizzarli. Ne faccio un altro e poi passiamo alla confezione. Se c'è qualche domanda, ma non credo perché è così facile da realizzare. Ecco qui, baci pronti. Mi raccomando, battete un po' sulla pentola così come sto facendo io. I trucchetti sono, cioè i segreti per realizzarli alla perfezione sono pochi. Due sono. Uno, mettere l'impasto prima di fare le biglie, le palline nel frigorifero. E anche dopo aver fatto le biglie nel frigorifero, così vedete subito si asciuga il cioccolato ed è perfetto. Nella pentola naturalmente c'è dell'acqua calda perché è sciolto a bagnomaria, è normale che ci sia l'acqua calda perché sennò non avrebbe Ci sono senso. persone che si addensano al cioccolato. Che? Ci sono? Non so te. Quindi Ci sono persone che si addensano al cioccolato. Come fai a non farlo addensare? tenendolo a bagnomaria sull'acqua calda. Ok, allora adesso i nostri baci, i primi baci che io ho realizzato sono già pronti. Vedete? Lo prendo e si stacca. Si vede? Questi sono quelli che erano in frigo che avevo preparato prima. Si staccano facilmente. Questa parte qui la potete eliminare, così è perfetto. Il cioccolato lo rimettete a sciogliere. Ora io ho questi per avvolgere i baci, ma voi potete usare della carta stagnola semplicissima. Questi si trovano in commercio, in qualsiasi negozio che vende articoli per dolci. Tu continua a riprendere un attimo qui per piacere. Io mi vado a lavare le mani perché questa cosa non si può vedere.
Quanto tempo bisogna tenere nel frigo? Un'oretta almeno. D'estate, cioè se fa caldo anche di più. D'inverno basterà anche un'oretta. D'inverno anche a temperatura ambiente si rassoda subito la crema spalmabile, essendoci il cacao subito si rassoda. D'estate quando fa caldo ci vorrà più tempo. Ora, ho detto, io ho questi fogli che ho preso per Natale e quindi me ne sono avanzati e ce li ho. Però potete utilizzare tranquillamente la carta stagnola che avete a casa, la ritagliate così e poi avvolgete i baci. Ora, questi qui sono quelli che sono già asciutti. Che facciamo? Prendiamo il bacio, lo capovolgiamo così e chiudiamo così. Questa operazione, questo Natale l'ha fatta regista. Ha chiuso tutti i baci a uno con la carta. Ed ecco il bacio. Il bacio di Luna. Penso che si sia visto bene. Ne facciamo un altro. Il bacio a testa in giù sulla carta. Vabbè, questa è un'operazione veramente semplicissima. Chiudete. E poi avvolgete. Sigillando bene la punta così che si veda bene la nocciola che abbiamo fatto tanta fatica a far rimanere bella, precisa e integra. Dimmi. Il video dove lo troviamo? Perché sono collegato, non ho visto niente. Allora, ripetiamo tutti gli ingredienti. Nel frattempo, il video dove lo sì, nel frattempo io chiudo questo. Il video lo trovate su YouTube. Nel mio canale YouTube che si chiama Cucina come Graziella. Appena finiamo i tempi tecnici lo metteremo su YouTube tranquillamente, lo ritrovate tutto lì. Iscrivetevi e attivate la campanellina, così ogni volta che noi pubblicheremo un video voi avrete la notifica. Nel frattempo che io finisco di chiudere questi, vi ripeto che ho utilizzato nocciole tostate e tritate, crema spalmabile e cacao. La ricetta è nel link sul video. E chiudiamo. Ne faccio l'ultimo, se ci sono domande potete farle adesso, così abbiamo finito. Ecco qua, il bacio di Luna pronto. Quindi abbiamo i tre step, questo è senza cioccolato, solamente con la nocciola, questo è avvolto nel cioccolato e questo avvolto nella carta e ci siamo. Ok? La conservazione? Allora, per conservarli, d'inverno li potete lasciare a temperatura ambiente, dipende però anche dalla temperatura che avete in casa. Io consiglio sempre di tenerli in frigo, però se voi volete potete lasciarli anche a temperatura ambiente, se fa freddo in casa vostra, tranquillamente. Anche perché non c'è niente che vada male, crema spalmabile, nocciole, cacao e cioccolato fondente, quindi non succede niente. Poi dimmi, questo che hai fatto? Che sei prenota per primi? All'asta, chi offre di più se le aggiude. Il mio referente se le aggiude. Questi sono di regista, non possiamo darle a nessuno in questo momento. Dimmi, c'è qualche altra domanda? Ripeto gli ingredienti? Sì, ripeto. Per chi si è collegato adesso, la ricetta... Per rincuore, c'era uno che chiedeva del San Marzano, se va bene. Sì, va benissimo. Una nota alcolica, ma proprio leggerissima. Proprio leggera, solamente per una questione proprio di una sciccheria, proprio così, per voi adulti che magari le volete regalare a un adulto, a un signore, allora mettete una nota alcolica. Però anche così sono per bambini, no. Allora, gli ingredienti sono nocciole tostate precedentemente,
e tritate grossolanamente. Se utilizzate un cutter, un frullatore, utilizzate la funzione a scatto. Non le tritate sottili sottili, altrimenti diventa una poltiglia e poi non c'è gusto a mangiare questi baci che non danno di niente. La crema spalmabile e il cacao è facoltativo, se volete lo mettete, altrimenti no. E cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Al cioccolato unite un goccio di olio, che sia extravergine, che sia di semi, unite un goccio di olio. Che tipo di carta e dove si trovano? Questa qui l'ho trovata in un La carta negozio. stagnola colorata. Scusate la tosse, però. L'abbiamo presa in un negozio di articoli per dolci. Ce ne sono. Però potete utilizzare anche la carta stagnola semplice. Aspetta un attimo qua. Sì, questa è per una carta per confezionare. Diversamente potete utilizzare della semplice. Adesso allunghi cazzatamente. Vedete? Ne prendo uno. Sì. Questo non posso stringerlo troppo forte perché non è da frigo. Ecco qua. Dovete chiudere lo stesso anche nella carta stagnola semplice. Ok. Questa qua è una rimanenza che avevo per Natale, quindi l'ho voluto utilizzare per farvi vedere una cosa diversa. Questo è tutto. È tutto chiaro, vero? Perché tanto è facilissimo da realizzare. Va bene? Ok. Dimmi, non ti capisco. Il telefono? Che lavoro fai? Una Io che chef, lavoro una faccio? chef, una No, non chef sono una chef, stellata, sono una una chef cuoca stellata. stellata, un brutto, dove Che sto? lavoro fai? Una Faccio, chef, sono una cuoca, lavoro in un una agriturismo di, non un agriturismo vicino a Conversano. chef stellata. Stella, Certo. senza stelle, e senza, dove stanno le E stelle? vabbè, Le che vedi c'entra? solo Non ti tu. conosco, che significa? No, faccio la cuoca, sì. Cuoca, Sì. pasticcera. Sì. Diciamo che da un hobby è diventato un lavoro. Anche se io ci tengo a dire che ho imparato tutto quello che so fare, che sia poco o che sia tanto, l'ho imparato da sola. I ricordi che ho di mia nonna non sono momenti di vita vissuta, nel senso che io mi sono messa insieme a mia nonna a cucinare. Ho solamente una buona memoria, per fortuna. Mi basta vedere una volta qualsiasi cosa che me la ricordo per sempre. E quindi a volte mi si aprono questi cassettini nella memoria e ricordo cose di Vabbè, mia poi. nonna che anche se non le ho viste fare, io le ricordo Vabbè, che ci anche sono se non le ho poi. fatte insieme a lei, ricordo di averle fatte. E poi veramente ho letto, 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 visto, visto, visto e Giusto. quindi questo è il È risultato di quello applicata, che applicata, è. È applicata. lavorato, lavorato, lavorato. Tanto, tanto, tanto. Ecco, Passione, quindi. E passione, poi mi passione. piace veramente Pazienza, tanto. pazienza, pazienza. Esatto, soprattutto quella. Diciamo che Gesù con me è stato molto generoso, è stato abbondante in tutto. Come si vede, io sono abbondante in tutto. Quindi abbiamo finito la nostra ricetta. Ci dovremmo vedere mercoledì. Penso che mercoledì pomeriggio voglio fare con voi panini ripieni. Sempre i panini di Nonna Maria, sempre di patate, ripieni di tonno. Dovrebbe essere più o meno sempre verso le 16:30. Ci vediamo, e vi avviso sempre la mattina o qualche ora prima. Ci vediamo e facciamo i panini di patate ripieni. Ok? Si possono mettere nei pirottini, c'è qualcuno Sì, che preferisce. potete mettere nei pirottini. Non ne ho io adesso a disposizione qui proprio Sì, veloce, potete veloce. Sì, potete mettere nei mettere. pirottini. Confezioni regali, quello che Tranquillamente, avete, non ne pirottini, abbiamo sì, confezioni ma anche nei regali. pirottini sono veramente carini. Sono belli nei pirottini. Sì, potete, potete. Aspetta, forse riesco a prendere un pirottino. Se tu aspetti qua, vi faccio vedere anche nel pirottino. Devo solamente cercarli, abbiate un attimo di pazienza perché ora non ricordo dove li ho messi. Ah, eccoli. Vediamo quale Per grandezza. tutte le altre ricette andate sul sito, le trovate là, dosi e ingredienti. Allora, io adesso ho questi pirottini.
Questa è una video lezione, una video ricetta. Proviamo. Se con i baci non ancora ben rassodati riusciamo a farlo. Prendete il bacio, forse è meglio questo qui che è più grande, visto che non è ancora bello sodo. Fate sempre la stessa cosa e poi, ecco qua, non fate come ho fatto io e fate così. Diciamo che potrebbe venire meglio, però vi ho fatto vedere adesso con la fretta e fate questo. Ok? Ripetilo. Che cosa devo ripetere? L'operazione. Ah, sì. Con calma, lo facciamo con calma, così lo vedete. Allarghiamo un po', visto che questo è proprio piccolo. Devo toccare per forza con le dita per non fare disastri. E fate questo. Ecco. È venuto molto meglio. Sì. Potete fare così, così. Grazie al cioccolato, il pirottino. Così facciamo le cose, oltre che buone, anche belle. E quindi li potete fare anche nei pirottini. Va bene? Allora, questo è tutto. Adesso questo una volta asciutto è più bello. Allora, penso che abbiamo detto tutto. Per qualsiasi domanda fatela sotto ai commenti che io rispondo a tutti. E ci vediamo mercoledì. Nel frattempo vi ricordo sempre, iscrivetevi al mio canale YouTube che si chiama Cucina come Graziella. Attivate la campanellina e vi arriverà la notifica. Invitate anche i vostri amici a iscriversi al canale YouTube. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela e ci vediamo mercoledì. Questo è tutto. Il link della ricetta è nel post sopra alla diretta, poi magari ve lo metto anche nei commenti. Vi rimanda al blog, Cucina come Graziella Raffaele, sì. Le altre ricette, ingredienti, sfogliate il sito, trovate tutto. Esatto. Così vi preparate anche per mercoledì per, sì, gli ingredienti. Sì, così mercoledì poi magari vi metto prima gli ingredienti se voi volete farli insieme a me o se volete prepararvi. Basta aprire il sito, vedete la ricetta, sì, vi preparate, così mercoledì. Mercoledì siamo tutti a posto. Siete già pronti. Così in diretta potete preparare anche. Sì. Ok. Giusto? Sì, giusto. Va bene, grazie il regista della precisazione. Mi raccomando, la campanellina è molto importante. Ecco. L'iscrizione. L'iscrizione è importante, ma anche la campanellina. Ma che sì, Peter Pan, campanellina. Va bene. Ok, grazie a tutti. Ci vediamo mercoledì, sempre alle 16:30, sempre su questo canale. A presto. Ciao a tutti. Ciao, Mattias! Ciao! Ciao! È andato?